La Basilica di San Francesco. La grandiosa basilica fu iniziata nel 1228, appena 2 anni dopo la morte di San Francesco, perché si voleva onorare degnamente quel santo che aveva cambiato il modo di seguire il messaggio cristiano. La basilica è composta da 2 chiese sovrapposte, chiamate inferiore e superiore, costruite per accogliere degnamente il corpo del santo. L'ideatore della sua costruzione, nata per essere la più moderna d'Italia e consacrata nel 1253, fu probabilmente Elia, uno dei più fedeli discepoli di Francesco, che per rappresentare la storia del santo furono convocati qui a partire dalla fine del 200 i pittori più famosi del tempo, che stavano creando uno stile più naturale e semplice e conoscevano la tecnica dell'affresco, perché dipingessero sulle immense pareti gli episodi più importanti della sua vita. Giotto, uno dei più geniali narratori per immagini di tutti i tempi, inizia in fondo alla parete destra, vicino al transetto. Il linguaggio di Giotto è semplice, scorrevole, ricco di riferimenti alla realtà nelle figure umane, nelle pose, nelle espressioni, ma anche nella descrizione dell'ambiente in cui si muovono. Il primo episodio, l'omaggio di un semplice, raffigura un uomo che stende un manto davanti al santo, proprio nella piazza di Assisi, di fronte al tempio di Minerva. Tutto sembra accadere naturalmente e non ci sono raffinatezze ornamentali. La città di Assisi, i suoi palazzi visibili nei particolari essenziali, sono edifici contemporanei a Giotto, come contemporanei sono i personaggi rappresentati. Una semplice struttura a capanna, con un portale ad arco acuto in stile gotico, un grande rosone a metà altezza e un piccolo rosone più sopra per dare aria ai sottotetti. E sul fianco della chiesa gli insoliti torrioni cilindrici tra una finestra e l'altra. Sono soluzioni tecniche tipiche dell'architettura gotica che servivano a costruire chiese sempre più alte. È probabile che la piazza del comune si trovi sul luogo del foro, la piazza più importante della città romana. A destra della torre, le 6 colonne del Tempio di Minerva ti parlano di un'epoca più antica di quella medievale. Il Tempio di Minerva è un classico tempio romano che si ergeva in marmo bianco su un alto basamento ora sottoterra. Le 6 colonne della facciata reggono un timpano triangolare e all'interno una stanza rettangolare, detta cella, ospitava la statua della divinità. Come spesso accadeva, dopo la caduta dell'Impero Romano, il tempio fu convertito in chiesa, tanto che ancora oggi si chiama Santa Maria sopra Minerva. Devi sapere che in epoca romana Minerva era dea della sapienza e che la Madonna, madre di Cristo, rappresenta la sapienza cristiana. Dove stiamo andando? Negozio di lavanda. Ah, sì.
Quei figli? Sono del 1800. Questi qui? Mm-hmm. Prima c'erano altri. Quello di San Giorgio e quello di Sant'Antonio. C'erano le tre popolazioni. Santo Gualdo era dei muratori e altri congenite della muratura. Sì, degli artigiani. E l'altro contadini e studenti. Quei finestroni, se dopo li guardi, l'ho restaurati io insieme con dei studiosi di Perugia delle belle arti. Io ho fatto tirati giù i pannelli, ripuliti i vetri, fatto le ferrature nuove e l'ho rimontati. Belli. E quelli sono i finestroni. Noi li andiamo a vedere, che raccontano la storia di Santo Gualdo. E lì invece c'è la cosa del tempo della guerra, eravamo qui prigionieri, ostaggi dei tedeschi, e lì c'è il numero della famiglia, Luigi Giuseppe, Luigi Angelo. Io sono passato 23 giorni qua dentro, sotto la sedia dei tedeschi, ero ragazzino, 8 anni. E abbiamo tribolato le pene dell'inferno. E io, se mi mettessi a scrivere l'Odissea, già non fa niente per quello. È una vita abbastanza ricca di esperienze. Sì, sì. Guardi il centro del soffitto, c'è un buco, da quel buco veniva riempita di mosto. Una volta piena di mosto, da questi buchi lo toglievano e tutto il mosto che era in questa botta andava a finire in 387 barili. La scritta vuol dire tiene quantità, botte, barili 387. Sono 20.124 litri. Come anno di costruzione 1480, è stata utilizzata fino all'11 novembre 1928. Lunga 4 metri, alta 3. Questa era la porta che i ragazzini da 10-12 anni entravano per pulire. Questa è la stoppa insieme alla canapa che mettevano fra le dove per non far uscire il mosto. Venivano così. Le dove sono tutte larghe 12 cm. Questi segni che vedete sono i numeri della costruzione. Perché la botta è stata costruita di sotto. Una volta costruita l'hanno numerata, l'hanno riportata su a pezzi, poi pezzo per pezzo l'hanno ricostruita, così sapevano ogni numero dove andava messo. L'ultima cosa che vi dico è la botte più grande, più antica, con i cerchi di legno, perché ne sono rimaste tre. Una è questa e due sono in Grecia. Ma rispetto alle due in Grecia è il doppio più grande e 150 anni grande. Buona giornata. Grazie.
Queste le hai viste? In mano. Questa è una traccia di porta che sta arrivando a 11 esseri del portiere. Dai, è passabile. Vado e mi prendo il patentino da macchina. Così possiamo testimoniare che sono matta. Non c'è scritto se è in senso orario o antiorario. No, l'orario, il senso te l'hanno detto. Ti devo bagnare. Ti devi bagnare. In faccia, addosso. Due. Due. Matta. Andata. Adesso mi sento meglio. Falta. Si aprono un localetto, ci si Thank you.
1, 2 e aspetta, dai che manca l'ultimo. 3. Sei matto? Sei cittadino ma onorario di Gubbio. Questa è la bizzarra avventura del nostro amico Renato, il pupazzo di neve un po' sfortunato, che per distrazione o chissà per caso, una mattina d'inverno si svegliò senza naso. Nel portare le magre mani di legno al suo viso, qualcosa cambiò di colpo il suo sorriso. Sentendo poi agitato la sua facciona vuota, si domandò all'istante: dov'è la mia carota? Disperato, Renato si armò di coraggio e speranza. Preoccupato, uscì di casa con una certa urgenza. Pensava: senza naso nessuno mi potrà ricordare. E con una lente d'ingrandimento si mise a cercare. Nella calza della Befana guardò in un primo momento. Carbone, dolcetti, ma della carota nessuna traccia. Cercò senza successo tra le ceneri del caminetto, triste e stanco, salì poi fino al tetto. Senza speranza, guardando il cielo, pensò di mollare, fino a quando qualcosa non iniziò a scintillare. Le luci natalizie, una sola era la più bella, di color arancio e sfumature di cannella, brillava nel buio come una stella. Sarà il mio nuovo naso, pensò il pupazzo Renato. E così si concluse il suo viaggio fortunato. Iniziamo allora insieme tutti il countdown, lo potete vedere già nel maxi schermo. Chiaramente iniziamo da 10, via. 10, 9, 8, 7, 6, sono impegnati con i cellulari. 6, 5, 4, ecco qua, è pronto. 3, siamo, eccolo qua. Grazie. E con le musiche dei White Carols si è acceso sul pendici del Monte Ingino Leo Cubino in più.
si accomoda per qualche scatto fotografico. Piatto, uno da noi. Prima degli auguri e dell'arrivederci al prossimo 7 dicembre 2023, vogliamo augurare a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci un sereno Natale, un felice anno nuovo a tutti e a, tutte le proprie, e a tutti i cari. Appuntamento cari. Al prossimo 7 dicembre, grazie. Grazie, buona serata a tutti, auguri. Auguri. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your king. Fino a 5 miliardi di anni fa.
cratere divenne via via sempre più profondo e sopra il calcare massiccio si accumularono nuovi sedimenti, gusci di organismi marini e materiali argillosi provenienti dalle lontane terre inverse. Nascevano così nuove rocce. Esattamente 65 milioni di anni, è particolarmente ricco di iridio. È una preziosa testimonianza di quella antichissima catastrofe. Nel tempo, su questo strato, si depositarono ancora sedimenti formando nuove rocce. Gigante delle dimensioni di uno spinosauro, realizzato sempre discutendo e controllando i particolari con i paleontologi del gruppo. Solo una mano esperta e sensibile riesce a interpretare il gesto, a dare la corretta tensione a un muscolo, a individuare le pieghe della pelle. Questo si tramuta in naturalezza e credibilità del modello. Daniela in Jurassic Park. Vittorio,
ci racconta delle nostre antiche radici, ma ci parla anche della cura necessaria a conservare e preservare questi luoghi. Per prepararci ad essere cittadini del mondo, orgogliosi della nostra terra. Thank you.
Sei pronta? Siamo a una temperatura di 80 gradi. Mi sto squagliando. Sì, ma arriva, vai. I versanti sono gli antagonisti della trama. Il genere della pietra, gli uomini scoprirono l'effetto riscaldante delle pietre calde nei locali dove soggiornavano, intuendo che l'aumento della temperatura portava un'intensa sudorazione. Verso il Medioevo tale rituale venne meno, tranne che in Finlandia e in parte della Russia. Ci voleva, no? Avevo tutte queste montagne, un po' di relax. La vita pantofolara che stava tutta. Non ve lo volevamo dire, ma non è vero che siamo andati a fare una o due giorni in agriturismo. Questa è casa nostra. Com'è? Super. Stai più? Cambio? Una moletta infilata dentro il cervello, sicuramente la prossima lampa, no? Se lei mi capisce come va da ora, taglia. Dicevo che stavamo in due giorni. Ma sto a fare il massaggio al piede che c'è la 589 Lima 153. Qualcun altro? No. Reception o... Piano 2, dove stiamo andando? Arisano alla reception. Thank you.